Dopo uno sciopero di 2 giorni, la raccolta dei rifiuti in città è ripresa, ma lo scenario che si è presentato agli operatori ha davvero dell'incredibile. Cassonetti rovesciati, spazzatura di ogni tipo, sparsa sulla strada, cattivo odore, specie nel centro storico. Se da un lato i lavoratori hanno diritto alla protesta, specie se alle spalle vi è il mancato pagamento dello stipendio, d'altro canto non è civile mostrare questo volto indecente alla città. Da qui l'appello dell'assessore all'ecologia Carmenzita Santagati. È un appello di collaborazione generale a tutti quanti. Usciamo da 2 giorni di emergenza. Io ho dichiarato che rispetto lo sciopero, perché lo sciopero è la tutela dei propri diritti, però quando lo sciopero rimane nei limiti della legalità e nel rispetto delle norme, non rispetto e non condivido e biasimo gli atti vandalici di chi in maniera gratuita e senza nessun motivo ha riversato le strade della città di Catania di immondizia. Questo non è uno sfregio all'amministrazione, è un'offesa alla città di Catania e a tutti i nostri concittadini. Quindi l'appello è sì, scioperare a tutelare i diritti, ma sempre nel rispetto degli altri. Oltre all'appello alla cittadinanza, l'assessore Santagati parla anche di alcuni progetti. Premi per le isole ecologiche e l'impiego di tanti giovani. Sono queste alcune delle novità messe in piedi dal suo assessorato? Sì, diciamo che fra le emergenze che abbiamo almeno per il momento superato, cerchiamo anche di fare programmazione. E allora la programmazione è data nel cosa? Incentivare in qualsiasi modo la raccolta differenziata. Che cosa stiamo facendo? Innanzitutto abbiamo prorogato il bando che, ricordo, scadrà il 6 novembre per quello che riguarda l'adesione di molti commercianti a poter dare una sorta di premialità in contributi o in altro per far sì che i cittadini che oggi attuano la raccolta differenziata portando il tutto presso l'isola ecologica possono essere in qualche modo premiati, perché se pagano e pagano la TARSU e rispettano quelle che sono le norme in materia, io penso che siano giustamente, ma non perché debbano essere premiati, ma devono essere incentivati. E a tal proposito abbiamo avuto l'adesione di alcuni gruppi volontari di ragazzi che incontrerò proprio più tardi, i quali già la settimana scorsa hanno pulito una parte di Viale Kennedy. Poi ancora un altro che stiamo portando avanti, abbiamo proprio ieri iniziato un progetto con un'associazione sempre di volontari, la quale l'AFG raccoglierà presso tutte le scuole di competenza comunali, quindi gli istituti comprensori e in più anche gli istituti religiosi, i vari computer. Ognuno di noi ha computer in casa, molte volte alle persone un po' più anziane viene difficoltoso poterli uscire, ecco che attraverso questo accordo noi pubblicizzeremo quello che è l'indirizzo telefonico, il recapito di questa associazione per far sì che possa andare direttamente a domicilio a prendere questi oggetti.